Io darei subito la parola a Loretta, così fa l'introduzione, e poi gestirai direttamente tu gli interventi. Loretta, prego. Allora, buonasera a tutte e tutti quelli che ci siete. E oggi la relazione di Ernesto, che stavamo dicendo è molto lunga, affronta non tanto e non solo la guerra in Ucraina, ma le motivazioni, soprattutto le motivazioni che stanno dietro a questa guerra e che vengono da molto lontano, fin dal secondo dopoguerra, come ha detto in un suo articolo anche Alessandro Scassellati. E sono dovute alla necessità per gli Stati Uniti di rilanciare il proprio dominio economico e globale, che era in parte messo in discussione dalla Cina, ma soprattutto da quella che Ernesto chiama la Germaneu, cioè l'Europa a trazione tedesca, a trazione germanica. Poi ho trovato anche altrove la Gerussia, per dire di questo rapporto quasi simbiotico sul piano industriale, pur non amandosi due paesi, che c'era tra la Germania e la Russia. E nella relazione viene spiegato anche molto bene come funziona la Germaneu. Ne approfitto solo per... È nella relazione spiegato, quindi non dico niente, se non che la Padania farebbe parte di questo secondo cerchio concentrico al vertice del quale sta la Germania, e questo dà ragione, la Padania fa parte di questo per le sue interconnessioni con il sistema industriale tedesco, e anche se indebolito rispetto a quanto era nel passato, però c'è sempre molto forte questa interconnessione, questa capacità per interconnettersi, e questo dà ragione del fatto che i presidenti delle regioni del nord e dell'Emilia-Romagna insistono così tanto per l'autonomia differenziata, anche se a questo punto penso che sarà molto più difficile farla. Quindi questa è una guerra, la chiamo una guerra imperiale degli USA contro la Germania per interposta nazione, l'Ucraina, che di fatto ha interrotto il flusso economico tra Russia e Germania, ma anche Europa, e che ha già prodotto un grosso danno. Questa interdipendenza della Russia con la Germania è dovuta al fatto che la Russia è un paese grande, poco tecnologizzato, però ricco di materie prime, mentre la Germania, al contrario, è ricca di capacità di realizzazione di manufatti, di un'industria molto sofisticata e di tecnologia. E a questo, quindi erano due paesi interdipendenti e che nella progressione del tempo, la Russia da una parte e la Germania dall'altra, stavano diventando veramente un polo molto, molto importante, che a questo punto è stato interrotto, e ci vorranno anni e anni perché si possano di nuovo sviluppare delle relazioni tra l'Europa, la Germania e la Russia. Che il colpo sia grosso è poi anche stato il sabotaggio del Nord Stream, non è altro che conferma di questa volontà pervicace di interrompere questa primazia, questa supremazia che si stava realizzando dell'Europa assieme alla Russia, anche se in funzione dipendente, rispetto agli Stati Uniti. Non parla Ernesto della Cina, però la Cina è sempre dietro l'angolo, perché in questo momento tutta l'attenzione è polarizzata su questo tipo di guerra interimperiale. A questo punto il disegno degli Stati Uniti pare quasi raggiunto, perché già se si sta soltanto al flusso dell'energia, l'Europa importa dagli Stati Uniti il 74% del gas liquefatto, e nel 2021 era solo il 34%, con un prezzo che è di 7 volte superiore a quello che viene praticato all'interno degli Stati Uniti. Quindi questo naturalmente è una mazzata per la competitività delle imprese e per l'economia di tutti i paesi. Ecco, aggiungo una domanda. Perché l'Europa è caduta in un tranello, la Russia,
ma anche l'Europa è caduta in un tranello. E perché a questo punto, che dovrebbe essere chiaro che è caduto in un tranello, perché non reagisce? Perché non si fanno delle cose? La prima iniziativa che io ho visto è stata quella dei tedeschi, che in Parlamento hanno votato contro il trasferimento di armi e di carri armati, i loro carri armati, all'Ucraina. E comincia a sentirsi anche la Merkel, la quale non è per niente pentita della politica che ha portato avanti nei confronti della Russia, e che anche lei paventa, se questa situazione dovesse proseguire nel tempo per molti anni, come sembra, paventa un disastro veramente grosso per tutta la nostra area. Ecco, io ho finito e adesso ci sei tu. Bene, grazie Loretta. Scusate. Come diceva Loretta, la mia relazione è piuttosto lunga, quindi dovrò presentare una sintesi. Comunque l'ho mandata, l'ho fatta circolare e la potete trovare, la chiedete magari anche a Morea. E poi chiaramente la pubblicherò su qualche sito. La tesi che sostengo è che questa guerra può essere letta, spiegata a tre diversi livelli di profondità. Il primo è quello più ovvio e più evidente, cioè è una guerra di aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. E su questo credo che non ci piova, non è in discussione questa parte. Secondo livello è quello che vede in questa guerra uno scontro interimperiale tra NATO e Russia, e anche questa mi sembra una cosa abbastanza evidente. Il terzo livello, che invece è quello su cui mi voglio concentrare ed è meno evidente, è quello che vede questa guerra come una guerra degli Stati Uniti nei confronti di quella che io chiamo Germaneu, cioè l'Europa a trazione tedesca, o meglio ancora, la Germania con il suo impero mercantile europeo. Prima di entrare nel merito, vorrei però fare una breve introduzione teorica per spiegare come si verificano queste grandi crisi sistemiche globali, facendo riferimento a una concezione dell'imperialismo, secondo cui un sistema di rapporti imperiali non è un sistema caotico di guerra di tutti contro tutti, normalmente è un sistema abbastanza ordinato. Perché ha una struttura gerarchica di potere al vertice della quale c'è una potenza egemone. Questa potenza egemone assolve delle funzioni fondamentali per tutto il sistema globale. Io ne individuo quattro: quella di motore dell'accumulazione mondiale, quella di banchiere globale, cioè il paese che emette la moneta, il mezzo di pagamento internazionale. Quella di sceriffo globale, cioè che tiene disciplinati i paesi cosiddetti carogna, e quella di avanguardia scientifico-culturale. Quando questa egemonia di un paese imperiale viene messa in dubbio, viene sfidata da nuovi imperi emergenti, allora si scatena una crisi sistemica globale. Questo è accaduto, per fare un esempio, nella prima metà del Novecento si è verificata una di queste grandi crisi sistemiche, è durata dal 1914 al 1945. Ci sono state due guerre mondiali, due rivoluzioni, una grande crisi economica, una stagnazione, la nascita del fascismo, eccetera, eccetera. Una crisi pazzesca che si conclude come? Con all'epoca, diciamo, i due paesi che mettevano in discussione l'egemonia erano la Germania e gli Stati Uniti, e il paese egemone era la Gran Bretagna, che aveva governato il mondo per un secolo. Questa crisi si conclude con la sconfitta dell'imperialismo tedesco,
il ridimensionamento dell'imperialismo britannico e l'emergere degli Stati Uniti come nuova potenza egemone. Allora, la mia tesi è che con l'inizio del millennio sono emerse due nuove potenze che hanno lanciato la sfida agli Stati Uniti, e cioè la Germania e la Cina, e che gli Stati Uniti stanno reagendo in modo da impedire questa perdita di potere. E quindi siamo nel mezzo di una crisi sistemica globale, che è già stata una grande crisi economica nel 2007-2008, 2009, seguita da un'altra crisi, ci sono crisi belliche una dietro l'altra, e una di queste crisi belliche è quella che stiamo vivendo adesso. Allora, tanto cerchiamo di capire cos'è questa Germania. Come ho detto, è l'Europa a trazione tedesca. In realtà è un sistema esso stesso strutturato in forma imperiale. È un sistema a cerchi concentrici. Al centro c'è l'economia della Repubblica Federale Tedesca, che è circondata da un secondo cerchio composto di paesi che sono strettamente integrati economicamente con la Germania, e sono il Belgio, l'Olanda, la Polonia, l'Ungheria, la Cechia, la Slovacchia, la Svizzera, l'Austria e la Padania. Non tutta l'Italia, la Padania. Un terzo cerchio è costituito da tutti gli altri paesi europei. Questo è importante perché? Perché è il principale mercato di sbocco dei beni prodotti nella Repubblica Federale Tedesca e anche nel secondo cerchio. Per darvi una cifra, il 53% delle esportazioni tedesche va nei paesi europei, mentre in Cina ci va il 7% e negli Stati Uniti il 9%. Quindi questo vi fa capire qual è la dimensione di questo mercato e l'importanza di questo mercato. Ora, riflettendoci, mi è venuta in mente una cosa che non ho scritto nel paper, ma vorrei sottoporre al vostro giudizio, che ci sarebbe in formazione un quarto cerchio, che è costituito dalla Russia. Cioè un sistema economico che svolge una funzione importantissima all'interno dell'impero mercantilista tedesco, in quanto fornisce alla Germania energia, materie prime e prodotti agricoli a basso costo, che ciò di cui tutta l'Europa ha bisogno per alimentare il suo sviluppo. Nello stesso tempo, l'Europa e specialmente la Germania hanno svolto una funzione importante nella reindustrializzazione della Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E in pratica la Russia, per il suo sviluppo industriale, dipende molto dall'importazione di beni industriali, di beni di consumo e di tecnologie europee e soprattutto tedesche. Quindi, come aveva già accennato Loretta, si è creata una complementarità molto stretta tra queste due aree regionali, una vera e propria simbiosi, per cui io credo che si possa dire oggi che nessuno dei due blocchi, nessuno dei due, delle due regioni può crescere se non insieme all'altro. E la tendenza è... Vedete, una tendenza storica di lunghissimo periodo, la tendenza è all'integrazione di questi due blocchi. Ora capite bene che una cosa del genere agli Stati Uniti può dar fastidio, perché avevano già individuato nell'Europa e nella Cina due pericolosi rivali dell'egemonia americana. Ma se si viene a creare un'integrazione stretta tra l'Europa e la Russia, e quindi tutta un'area eurasiatica, è chiaro che a quel punto l'egemonia americana va a farsi friggere. Si capisce quindi la reazione è violentissima degli Stati Uniti nei confronti di questa ipotesi di integrazione tra Russia Germania. Tra parentesi, come aveva anche accennato Loretta, un centro di ricerca della Duma ha definito quest'area
Gerussia, proprio per sottolineare l'importanza strategica di questa simbiosi fra Europa, Germania e Russia. La Russia è importante per l'Europa non soltanto perché fornisce materie prime, energia, eccetera, a basso costo, ma anche perché è il connettore fondamentale con la Cina. E tenete presente che la Cina è il paese con cui l'Europa, in particolar modo la Germania, ha il più grosso interscambio commerciale. Tra l'altro sapete che la Cina ha lanciato questa idea della nuova via della seta, che dovrebbe articolarsi in due rotte, una diciamo marittima che passa per il mare, per il Mar Rosso, il Mediterraneo, e bocca a Genova e Trieste, per poi proseguire via terra fino alla Germania. È un'altra continentale che passa per il Kazakhstan, la Russia, la Polonia e termina in Germania. Quindi anche la Cina sta lavorando a creare questa integrazione eurasiatica. Questo spiegherebbe la reazione violenta degli Stati Uniti nei confronti, diciamo chiaramente, della Germania, oltre che della Russia. Tra l'altro esistono dei piani imperiali che risalgono addirittura all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica. Ci hanno lavorato Wolfowitz, Brzezinski, e recentemente anche un centro di ricerca militare della RAND Corporation. Ora ve li sintetizzo perché ovviamente non si può entrare nei dettagli, però questi tre piani hanno in comune un'idea di fondo, cioè che gli Stati Uniti devono subordinare al proprio potere tutti gli stati che precedentemente avevano fatto parte dell'area di influenza sovietica, che avrebbero dovuto impedire il risorgere di una potenza sovietica russa e che avrebbero dovuto sfruttare l'Ucraina proprio a questo scopo. Se ne parla già nel 1997 di questa cosa. E il piano prevede anche che un attacco del genere non soltanto colpirebbe la Russia, ma ovviamente aumenterebbe la dipendenza della Germania e dell'Europa dagli Stati Uniti, che è precisamente quello che sta accadendo. Ora, sappiamo, come ho già detto fin dall'inizio, che questa è una guerra di aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Su questo non ci piove. E voglio dirlo chiaramente, dal punto di vista del diritto internazionale, tutto il torto sta dalla parte della Russia. Io la vedo così. Però non si può ignorare il fatto che c'è stata una serie di provocazioni gravissime, a partire dalla strage di Piazza Maidan, a partire dal defenestramento di Yanukovych sotto la minaccia armata di gruppi di destra ucraini, per finire al piano di Zelensky di far entrare l'Ucraina nella NATO. Una serie di provocazioni che hanno fatto sì che Putin è caduto con grande orgoglio in una trappola, perché ormai si trova in trappola, è veramente una trappola paurosa. Io credo che la Russia non possa uscirne bene da questa situazione. Non può uscirne bene perché da una parte le sanzioni e l'ondata inflazionistica che si è scatenata in seguito alla guerra stanno indebolendo moltissimo l'economia russa. Dall'altra Zelensky e le forze armate ucraine sono rifornite continuamente
non ci sono limiti alle risorse militari a disposizione di Zaleski. Considerando che è una popolazione di più di 30 milioni di abitanti, questa guerra può andare avanti all'infinito. Gli ucraini sono in grado di portarla avanti all'infinito e sembra che questa sia l'intenzione. E questa cosa è gravissima perché a quel punto cominciano a diventare credibili le minacce atomiche di Putin. Comunque, a parte questa cosa qua, quello che voglio mettere in risalto in tutta questa faccenda è l'insieme di ricadute per l'Europa, perché è evidente che la Russia ne esce male, intanto economicamente. Un po' meno evidente è che la stessa Europa e la Germania in particolare ne escono male. Perché ne escono male? Perché le sanzioni stanno colpendo soprattutto i paesi sanzionatori. Ci sono delle ricadute economiche gravissime. Già c'è stato un forte rallentamento delle economie, di tutte le economie europee, dopo che c'era stato un boom nel 2021. Nel 2022 c'è stato un rallentamento. Ora nel mio paper do delle cifre, adesso non sto a ricordarle, ma insomma in sostanza è prevedibile che quest'anno si concluda con un trimestre di recessione. È possibile, è molto probabile, anche se le previsioni ufficiali, le stime ufficiali danno una leggera crescita positiva, ma io penso che sia più probabile un'entrata in recessione. E poi penso che la recessione si approfondirà l'anno prossimo, il 2023, e potrebbe essere una recessione gravissima. Ora, la recessione sta colpendo un po' tutto il mondo, anche gli Stati Uniti, non tanto, ma insomma anche un po' gli Stati Uniti, la Russia, ho già detto, ma in Europa potrebbe diventare una cosa molto grave. Perché? Perché c'è l'inflazione a cifre abbastanza elevate e le banche centrali, per fronteggiare l'inflazione, adottano la politica di restringere l'offerta di moneta e alzare i tassi di interesse. Questo lo fanno tutti, ormai è una prassi, è una regola generalizzata. La Federal Reserve l'ha già fatto, ha alzato i tassi di interesse già 5 volte. Quindi sta agendo in modo determinato per sconfiggere l'inflazione. La Banca Centrale Europea l'ha fatto in modo meno marcato, ma lo sta facendo anche lei. Vorrei far capire bene come funziona questa politica del controllo dell'inflazione tramite l'aumento dei tassi di interesse, perché non è una cosa ovvia, non è affatto ovvia. Anzi, la teoria ufficiale dà una spiegazione che è poco convincente. La teoria ufficiale, quella monetarista, dice che se aumentano i tassi di interesse si restringe l'offerta di moneta, questo riduce la ricchezza monetaria complessiva, di conseguenza la gente spende di meno, si riduce la domanda aggregata e quindi i prezzi si abbassano. Questa è la favoletta monetarista, ma le cose non funzionano così. Ci sono in realtà due meccanismi che funzionano. Il primo è un effetto cambio, tasso di cambio. Quando aumenta il tasso di interesse, il cambio si rivaluta nel paese in cui aumenta il tasso di interesse. Se il cambio si rivaluta, le merci importate costano di meno e quindi si riduce l'importazione dell'inflazione. L'inflazione importata si riduce. Questo è il primo effetto rilevante. Il secondo effetto è un effetto salari. Aumenta il tasso di interesse, si riduce la domanda di beni di consumo durevole, cioè case, automobili, elettrodomestici, cioè beni che normalmente vengono acquistati in debito. La gente fa i mutui, le rate, paga un interesse. Quando aumenta il tasso di interesse, quindi si riduce la domanda di questi beni e di conseguenza si riducono gli investimenti nella produzione di questi beni.
e quindi inizia la recessione. Si riducono gli investimenti, si riducono i consumi, si riduce la domanda aggregata, l'economia entra in una fase di recessione. E in che modo questo riduce l'inflazione? Non perché si riduce la domanda in sé, ma perché mette in ginocchio il movimento operaio. Cioè con la recessione aumenta la disoccupazione, si riduce la densità sindacale, si riduce la combattività operaia perché i lavoratori hanno paura di perdere il posto di lavoro e quindi i salari si riducono. I salari reali si riducono, i salari monetari crescono meno dell'inflazione e in sostanza accade che l'inflazione redistribuisce il reddito dai salari ai profitti. La successiva recessione impedisce ai lavoratori di recuperare i salari reali con le lotte e quindi tutto si conclude quando si raggiunge una redistribuzione tale che è gradita alle imprese e le imprese smettono di aumentare i prezzi. Questo è il meccanismo di controllo dell'inflazione attivato tramite l'aumento dei tassi di interesse. Ora, c'è una vera e propria guerra dei tassi tra Federal Reserve e Banca Centrale Europea. Come ho detto, la Federal Reserve ha alzato i tassi rapidamente, sostanziosamente, 5 volte. La Banca Centrale Europea l'ha fatto timidamente, soltanto per 2 volte, per cui si è venuto a verificare un differenziale di tassi di interesse tra Stati Uniti ed Europa. Il primo effetto di questo differenziale e che l'euro si è svalutato rispetto al dollaro. Finora si è svalutato del 19%, guardate, non è poco. In un anno 19% di svalutazione, il che vuol dire che noi paghiamo i beni importati il 19% in più e quindi continuiamo ad importare inflazione. E guardate che gran parte delle nostre importazioni di energia sono pagate in dollari, tanto più ora che il flusso di energia dalla Russia si è praticamente arrestato, l'energia dobbiamo comprarla dagli Stati Uniti o dal Medio Oriente o da altri paesi che se la fanno pagare quasi tutti in dollari. Quindi questa guerra dei tassi si risolverà in un aumento del differenziale di inflazione tra Europa e Stati Uniti. L'unico modo per contrastare questa tendenza sarebbe di agire sull'effetto salari ed è probabilmente quello che hanno intenzione di fare le autorità europee. Siccome l'effetto cambio non è efficace in questo caso, viene attivato l'effetto salari. Vorrei spiegare perché l'effetto cambio non è efficace, cioè per quale motivo la Banca Centrale Europea non sta aumentando i tassi di interesse così decisamente come fa la Federal Reserve. Il motivo è molto semplice, che c'è una speculazione incombente sui titoli di debito pubblico di alcuni paesi europei, in particolar modo l'Italia, che ha un rapporto debito-PIL intorno al 150%. La Banca Centrale Europea ha messo in atto uno scudo anti-spread con cui interviene nei mercati in modo da impedire che aumenti lo spread dei rendimenti dei vari debiti pubblici europei, in particolare che aumenti il rendimento dei titoli più rischiosi, per esempio quelli italiani. Per impedire che si verifichi questo fenomeno, cioè un aumento dei rendimenti che favorirebbe la speculazione, bisogna che i tassi di interesse non aumentino troppo. Quindi la Banca Centrale Europea si trova tra Scilla e Cariddi. Cioè, da una parte deve tenere i tassi di interesse abbastanza bassi per evitare di scatenare una speculazione sui titoli del debito pubblico italiani e di altri paesi. Però in questo modo dà ai segnali un messaggio di debolezza nel combattere l'inflazione. Dall'altra, per combattere l'inflazione dovrebbe alzare i tassi di interesse in misura sostanziosa, ma così rischierebbe di scatenare la speculazione sul debito pubblico. Quindi è probabile che le autorità europee
cercheranno di agire soprattutto sui salari. Non soltanto con la politica monetaria, ma soprattutto con la politica fiscale, perché in realtà la politica fiscale restrittiva è più efficace di quella monetaria nel contenere i salari, perché scatena subito la recessione. Già si parla, già ci sono urla di battaglia per un ritorno rapido all'austerità. Scholz lo ha detto chiaramente. E vari altri leader europei, tedeschi in particolare, lo hanno detto. Quindi è probabile che nei prossimi mesi si assisterà ad un ritorno di politiche fiscali fortemente restrittive che avranno l'effetto di scatenare la crisi e quindi di controllare l'aumento salariale. In altri termini, non ci sono alternative. O la crisi viene scatenata in modo caotico dalla speculazione sul debito pubblico, oppure viene scatenata in modo ordinato e programmato dai governi che praticano l'austerità. Dobbiamo dunque aspettarci tempi duri per il movimento operaio, per i lavoratori in generale, non soltanto a causa delle bollette che vanno alle stelle, eccetera. Quello probabilmente nei prossimi mesi sarà il problema minore. Probabilmente nei prossimi mesi assisteremo ad un aumento sostanzioso della disoccupazione. Già la produzione industriale ha un tasso di crescita negativo e quindi il 2023 sarà un anno molto molto brutto per l'Europa, e credo per l'Europa più che per gli Stati Uniti. Allora, vengo alle conclusioni. Avrete sentito parlare delle teorie dell'Eurasia, sono teorie sviluppate soprattutto da teorici di destra, che hanno una concezione di una piccola Eurasia, chiamiamola così, che sarebbe nient'altro che il tradizionale impero russo. Oggi questa tesi è sostenuta da un filosofo tradizionalista russo, Dugin, in funzione antimoderna, antieuropea e antioccidentale. E sembra che anche Putin ne sia influenzato da questa tesi. Cioè, l'idea è che la Russia, con il suo impero euroasiatico, può fare da sola, non ha bisogno di nessuno, e farebbe meglio a chiudersi entro i propri confini, in qualche modo tagliando anche le relazioni privilegiate che si stavano costruendo con l'Europa e la Germania. C'è un'altra concezione, e anche questa è sviluppata dalla destra, quella che possiamo chiamare la grande Eurasia. Dico destra perché posso riferirmi per esempio a De Gaulle, che aveva lanciato l'ipotesi di un'Europa da Lisbona a Vladivostok. Un'idea chiaramente sviluppata in funzione anti-americana. Ma prima di De Gaulle, la teoria era stata elaborata da Jean Thirion, un teorico nazista belga, sempre in funzione anti-americana. Perché cito queste due concezioni? Perché in realtà adesso si sta giocando una partita epocale, diciamo, su quale di queste due concezioni si affermerà. Ed è interessante osservare che Putin e Biden convergono sulla concezione che vorrebbe far prevalere la piccola Eurasia, cioè tutte e due stanno cercando di schiacciare la Russia dentro la piccola Eurasia e di tagliare i legami che si stanno creando con la Germania. In questa maniera la Germania e l'Europa tornerebbero a diventare un'appendice degli Stati Uniti, dai quali dovrebbero importare energia, materie prime e cibo che altrimenti avrebbero importato dalla Russia. Putin lo fa
programmaticamente, perché come vi ho detto c'è un piano che risale addirittura agli anni 90 in questo senso. Scusate, Biden lo fa programmaticamente. Putin non so quanto lo faccia programmaticamente, probabilmente ci si è trovato in mezzo, si è lasciato intrappolare e quindi adesso sostiene questa tesi. Ora, questa tesi, se si realizzasse questa tesi, sarebbe una cosa, diciamo, favorevole dal punto di vista dell'accumulazione del capitale su scala internazionale, perché non dimentichiamoci che questo è il paradigma fondamentale. Cioè l'imperialismo economico è un sistema di estensione del potere delle grandi multinazionali a livello globale. Allora io sostengo che questa tesi mostra che qui l'autonomia del politico sta facendo un danno alla spinta agli interessi economici, perché il grande capitale multinazionale non ha interesse a un sistema di guerra economica come quello che si sta verificando, non ha interesse a un sistema di sanzioni, non ha interesse a un sistema che riduce gli scambi internazionali, le esportazioni, le importazioni, gli investimenti diretti esteri. Il grande capitale multinazionale ha interesse all'abbattimento di tutte le barriere, in modo da poter far leva sulle politiche di dumping fiscale, sociale, ambientale, che consentono al capitale di usufruire di costi del lavoro ed altri tipi di costi sempre più bassi. Quindi il capitale, il grande capitale multinazionale, non è avvantaggiato da questo tipo di conflitto, da questo tipo di guerra. Perché, ripeto, qui abbiamo uno dei casi in cui la spinta politica che proviene dagli interessi dei ceti politici ad aumentare il proprio potere si trova in contrasto e contrasta la spinta economica, che sarebbe il fattore di fondo dello sviluppo economico mondiale. C'è un'alternativa? Un'alternativa ci sarebbe, molto difficile, al momento attuale sembra quasi impossibile. Però ci sarebbe, e sarebbe quella dell'affermazione della grande Eurasia. Questa alternativa, e questa sarebbe la cosa migliore per il grande capitale multinazionale, questa alternativa prevede che al termine della guerra e al termine di Putin, l'Ucraina e la Russia entrano nell'Unione Europea. Lo so che viene da ridere, una cosa del genere, perché oggi è assolutamente inconcepibile. Però badate che questa ipotesi ha una lunga storia, non soltanto De Gaulle e Chirac l'hanno concepito, ma anche Mitterrand, per esempio, il quale Mitterrand nel 1992 propose di creare una vera e propria federazione europea allargata alla Russia. Quindi la cosa è possibile. E ha senso dal punto di vista dello sviluppo economico mondiale, è in sintonia con le tendenze di fondo dello sviluppo economico e tra l'altro potrebbe anche essere in realtà una via d'uscita a questa guerra, perché quando si renderanno conto che questa guerra non può aver fine, è impossibile prevedere una fine, questa sarà peggio della guerra del Vietnam o della guerra dell'Afghanistan, perché ripeto, l'Ucraina ancora più della Russia ha risorse militari ed economiche illimitate, perché dietro c'è tutto l'apparato militare ed economico degli Stati Uniti. Quindi questa guerra o è senza fine o finisce con una guerra nucleare, che è una cosa pazzesca, che non è inconcepibile. Quindi non si può escludere che alla morte di Putin e o di Zelensky venga adottata una soluzione del genere per uscire da questa situazione. Va bene, spero di essere stato chiaro, per quanto sintetico, ma ho cercato di sintetizzare le idee di fondo. Poi ovviamente
Chi vuole più dettagli, ce ne sono molti nel mio paper, li può andare a trovare là. Ok, grazie. Loretta, accendi il microfono. Hai ragione. Allora, grazie Ernesto, e adesso possono iniziare gli interventi. Io avrei alcune domande da fare. Roberto, mi sentite? No. Sì, ma sono molto, molto sparse. Partendo dalle ultime affermazioni, che mi sembra in realtà, rispetto appunto alla guerra senza fine di cui si parlava, proprio perché l'Ucraina è in questo momento sostenuta, come si diceva, da un flusso infinito di risorse, e pare anche che riesca anche a mantenere, come dire, la risorsa umana, perché voglio dire, siccome per ora la guerra fatta dalle armi automatiche senza uomini non c'è, evidentemente il fulcro umano funziona. Di contro, questa è un'osservazione così, stupisce, almeno ha stupito a me, la relativa inconsistenza concreta, tattica e strategica da parte russa, cioè l'incapacità, laddove anche la capacità di avere comando, controllo, coordinazione dalla parte, diciamo, Ucraina, NATO, Stati Uniti, corrisponde a una incapacità evidentemente russa di capire chi avevano di fronte e di tenere, anche perché ci sono situazioni in cui le forze armate russe hanno 3-4 volte gli uomini che hanno gli ucraini, però le ultime notizie adesso parlano che addirittura verso Kherson, quindi non solo nell'est, nel nord, ma anche a sud, abbiano qualche problema, mentre come si dice, il reclutamento, non, a parte che non porti a combattere 300.000 uomini che in un qualche loro passato hanno imbracciato qualche arma dentro, anche perché insomma devi organizzarlo e strutturarlo, un esercito, un'armata. Quindi, ecco, detto questo, la prospettiva dell'accordo sembra l'unica cosa possibile, versus una guerra senza fine che inevitabilmente dal lato russo va verso le soluzioni più estreme. Ed è il lato, da questo punto di vista dovrebbe essere un accordo, cioè una spinta tedesco-russa a volere questo, no? Il problema è che se in Germania qualche pallido segnale di questo c'è, in Russia, ma io appunto, sembra che l'unica cosa possibile perché avvenga una cosa del genere è il ribaltamento del gruppo dirigente attuale che gestisce la guerra, mi sembra. L'espressione Putin è caduto nella trappola, voglio dire, rende l'idea, c'è tutto, appunto, ci sono tutti i precedenti, però il braccio di ferro è stato deciso sul piano militare e non sul piano economico, perché uno poteva anche decidere di alzare il prezzo del gas, che ne so, dico, parla così di fanta politica, e non di andare subito, cioè, partiva con le sanzioni lui, come dire, no? Teoricamente, invece di andare con i carri armati in Ucraina, alzava il prezzo del gas, no? Visto che dipende. Evidentemente l'ideologia della piccola Eurasia da parte di Putin è grossa, e questo è un problema gigantesco. Quindi evidentemente questo rimanda a cosa siano le classi dirigenti. Io dentro Trasform faccio queste domande, e nella mia incapacità di avere strumenti analitici rispetto alla Russia mi chiedo che cosa sia la Russia, perché c'è un perché se si individua, e le cronache ci parlano delle problematiche all'interno del gruppo dirigente, mi chiedo cosa siano delle classi dirigenti dentro, cioè dentro una struttura sociale russa,
se c'è dietro questi gruppi dirigenti ci siano dei gruppi di interesse, ci sia una struttura più solida. Ecco, questo io non capisco, no? Cioè, se c'è questa totale autonomia del politico, visto che si è detto la politica vale, prende il comando rispetto all'economia, c'è una sorta di autonomia del politico, vecchio problema del teorico in Russia, che appunto mi lascia un sacco di punti interrogativi relativamente a cosa sia la Russia, no? Proprio perché è andata in maniera plateale contro i propri interessi. Quindi queste sono un po' le mie domande, interrogativi e considerazioni. Dall'altra, rispetto a banche centrali e recessione, anche qui, stante il discorso appunto sulla prudenza necessaria della BCE rispetto a quella che è la situazione debitoria italiana, ma in fondo non solo, perché poi il debito è bello cresciuto, anche se la Germania appunto, cioè, continua a essere il pivot di tutto, però l'inflazione europea è diversa da quella americana, se non ho capito male, cioè è molto più dipendente dall'aumento dei costi energetici. Rispetto all'andamento, è molto meno dipendente da questioni. Non mi sembra ci sia una grande combattività operaia. Sì, in Inghilterra e Francia, rispetto agli ultimi avvenimenti, eccetera, cominciano a muoversi delle piazze, però complessivamente non mi sembra ci sia una grande. Non mi è chiara la situazione tedesca, confesso di non aver analizzato questo aspetto. Ma mi sembra appunto che la BCE si muova da una parte in modo automatico senza avere un corrispettivo di spinta salariale e combattività operaia dei lavoratori salariati. Ecco, quindi, e quindi concludo un'altra domanda, le mie sono considerazioni domande sparse. In che cosa consisterebbe la politica fiscale per spingere alla recessione? Ecco, questa vorrei capire quali sarebbero gli strumenti. Fine delle mie domande. Ernesto, rispondi adesso? Il microfono. Ernesto, il microfono. Ok, scusate. Condivido tutte le osservazioni di Roberto. Lui a un certo punto dice che la soluzione sarebbe l'accordo. Certo, la soluzione ideale sarebbe un accordo, una tregua e un accordo, ma a me sembra impossibile. Siamo arrivati a una situazione tale, a un punto tale in cui non c'è nessuna possibilità d'accordo. D'altra parte, Zelensky addirittura ha fatto una legge adesso che proibisce di fare la pace, quindi non la vedo una cosa del genere. Dall'altra parte, Putin ha fatto quel referendum pazzesco col metodo della raccolta porta a porta, con cui si crede legittimato a considerare il 15% del territorio ucraino parte dell'Unione Sovietica, il che lo autorizzerebbe a usare armi nucleari tattiche. Quindi siamo in una situazione senza via d'uscita, l'accordo non è proprio nelle possibilità, a meno che non ci sia qualche fattore tipo muore Zelensky o muore Putin che rimetta in gioco le cose, ma al di là di questa possibilità non vedo l'accordo. L'altra osservazione giusta di Roberto è che non c'è una spinta operaia, in effetti non c'è né in Europa né in America, in Francia forse qualche timido segnale, ma non c'è perché l'economia comunque sta già entrando in una fase di recessione, la gente ha paura di perdere i lavoratori, hanno paura di perdere il posto di lavoro, tanto più. Se si entrerà in una recessione profonda, una spinta operaia possiamo dimenticarci, possiamo proprio scordarci. Allora lui dice, come potrebbe essere una politica fiscale che riporta l'inflazione sotto controllo agendo sul fattore salari? Beh, è molto semplice. Politica di bilancio fortemente restrittiva.
cioè taglia la spesa, tra l'altro in Italia sembra che stiamo andando proprio in questa direzione, perché se voglio fare la flat tax o comunque modificare le aliquote, dovranno in qualche modo tagliare la spesa, spesa sociale probabilmente. Quindi politiche di austerità. Politiche di austerità vuol dire che la spesa aggregata si riduce, la domanda aggregata si riduce, i consumi si riducono, gli investimenti si riducono e si entra in recessione. Questo è il meccanismo che ha sempre funzionato per riportare l'economia diciamo, a un'inflazione accettabile dalla Banca Centrale Europea. Ed è una politica che non fa la Banca Centrale, la fa il governo, la fanno i governi. E i governi già si stanno apprezzando in questa direzione. Quindi, sì, c'è da essere molto pessimisti, non vedo vie di uscita da questa situazione. Altre domande? Grazie Ernesto. Posso intervenire io un attimo? Sì. Ma allora, Ernesto, la tua tesi sulla la grande Eurasia, no? Cioè che hai chiuso con questo, e c'è un precedente storico, che è quello della casa comune europea di Gorbaciov. In realtà la proposta era quella di costruire non solo sul piano della sicurezza, ma sul piano dell'integrazione, tra le altre. La Russia già all'epoca esportava gas e petrolio e si stavano costruendo i gasdotti, eccetera. E, però questa roba non è stata raccolta dall'Unione Europea all'epoca e neanche dagli Stati Uniti. La risposta è stata l'espansione a est della NATO, oltre che l'incorporazione di Polonia e diciamo i paesi baltici, l'Ungheria, eccetera, cioè gli ex paesi dell'Europa orientale dentro l'Unione Europea. E quindi in realtà questa strategia appunto è partita negli anni, diciamo, 90, no? Tu citavi Brzezinski, ma Lord Wright, che era la segretaria di Stato di Clinton, era un'allieva di Brzezinski, cioè ha studiato con lui e così via. E quindi diciamo, questo è pone un problema, nel senso che, voglio dire, l'Occidente dovrebbe ammettere che in qualche misura forse quella era la strada da seguire, cosa che mi sembra un po' difficile. L'altra cosa, cioè nel senso è problematico, ecco. L'altra cosa che pensavo appunto è che nel caso comunque, la soluzione del cambio di regime in Russia rispetto al fatto che Putin possa cadere, è chiaro che è stata anche detta, no? Lo stesso Biden ha parlato chiaramente del fatto di eliminare Putin, poi è stato detto che era una delle sue gaffe, no? Però siccome non si capisce mai quando fa una gaffa, se è quello che pensa realmente oppure una genuina gaffa. Però il contraltare è il rischio di una totale disintegrazione della Russia in tanti piccoli stati, no? E quindi ovviamente credo che questo sia anche uno degli elementi che influisce sul fatto che il cambio di regime sarebbe estremamente complesso, insomma, ecco, non è che ci garantirebbe che ci sia una Russia subito dopo, questo anche rispetto ai gruppi dirigenti russi. E niente, poi cioè, rispetto a quello che dicevi su la questione delle politiche fiscali, politiche di austerità, c'è il caso inglese di questi giorni che dimostra però che c'è un limite oltre il quale anche i mercati non sono disponibili ad andare. E a quel punto, anche nel caso di un governo ultraliberista, come quello della Truss col suo ministro delle finanze, si è trovato davanti, diciamo, la ribellione del mercato, degli operatori finanziari, la sterlina è crollata
la banca centrale inglese è dovuta intervenire pur facendo una fase di stretta monetaria, pompando 65 miliardi per acquistare di sterline, per comprare diciamo, i buoni del tesoro, per evitare che i fondi pensione crollassero e quindi che ci fosse una catastrofe finanziaria di dimensioni colossali. Questo, diciamo, lì si, questi stanno cercando di mettere in piedi una politica totale di austerità perché hanno cancellato la riduzione dell'aliquota per i redditi sopra i 150.000 sterline dal 45 al 40%. Adesso hanno fatto un'inversione su questo, ma mantengono il taglio delle tasse sull'aliquota minima dal 20 al 19 che porta a 43 miliardi di sterline di buco di entrate più 19 miliardi regalati con un taglio di tasse alle aziende e questa cosa significa che sostanzialmente dovranno, se riescono a farla passare perché c'è mezzo partito conservatore che è totalmente contrario. Se riescono a farla passare, significherà taglio del welfare, taglio dei servizi sanitari, taglio degli asili per i bambini e tutto il resto, insomma, no? Quindi diciamo, lì ci sono proprio dentro questo percorso, insomma, che è un monito però forse anche per il governo italiano, perché anche qui forse se uno pensa di, come dicevi te, forse si troverà il mercato contro, ecco, perché rispetto alla sostenibilità di tutto questo dal punto di vista finanziario. Chiudo. Grazie Alessandro. Sì. Ernesto, tu vuoi Sì, dire qualcosa? Altrimenti ci fa il corso. dico subito qualcosa. È fatto bene a citare Gorbaciov. Io mi ero dimenticato di citarlo, ma è stato una delle persone più lungimiranti, diciamo, nel panorama europeo della sua epoca, che è stato tradito da tutti. Gorbaciov ha fallito perché è stato tradito da tutti, ma anche e soprattutto dagli europei. Lì c'era bisogno di una risposta coraggiosa da parte dei governi europei. Lì bisognava attivare subito un processo di integrazione forte tra Russia ed Europa. Ora, io non so se i leader europei all'epoca sono stati costretti a rispondere picche a Gorbaciov perché così volevano gli americani, ma di fatto è accaduto questo. Quindi Gorbaciov è uno dei grandi illusi tipo Mitterrand, è uscito sconfitto dalla storia pur avendo un progetto interessante. Riguardo alle politiche monetarie, hai detto delle cose interessanti, bisogna stare attenti perché potrebbe accadere anche da noi, cioè alla fine poi i governi devono fare i conti con i mercati. E se il governo prende provvedimenti che ne sono graditi ai mercati, le conseguenze possono essere le opposte a quelle desiderate dai governi. Per cui se per esempio si decide di ridurre le tasse e come si potrebbe fare in Italia al prossimo governo di destra e ritagliare il welfare, non è da escludere che i mercati prevedano una recessione come conseguenza di queste cose e quindi si scateni la speculazione sul debito pubblico italiano che potrebbe aggravare le cose. A quel punto la Banca Centrale Europea dovrebbe intervenire in contrasto con le politiche che ha fatto finora di rialzo dei tassi di interesse, come sta accadendo appunto in Gran Bretagna. Quindi anche le autorità monetarie si troverebbero con le mani legate in una situazione in cui non governa più nessuno, non c'è più la possibilità di governare l'economia neanche con una recessione pilotata e controllata. È possibile che si vada veramente non verso una recessione, ma verso una crisi gravissima come quella del 2008-2009, che sarebbe devastante. Ed è anche possibile che questa crisi parta proprio dall'Italia. Ok. Franco. Franco.
Sì, grazie. Purtroppo devo fare solo una. Ecco, a posto, grazie mille. Dunque, io ho sentito naturalmente con attenzione la relazione di Ernesto e ho letto due volte, ovviamente, anche la seconda edizione del paper di Ernesto. E io l'ho letto con questo intento, cioè di costruirmi. Come credo anche voi, costruirmi gli strumenti, diciamo, le categorie attraverso cui, con cui interpretare l'evoluzione della situazione geopolitica, soprattutto ovviamente a partire dalla disgraziatissima guerra in Ucraina. E quindi io volevo semplicemente fare delle postille e dire, insomma, come la vedo invece su alcune questioni, diciamo così, di analisi prospettica. Il primo punto non è stato, diciamo, citato nella relazione da Ernesto, ma che io invece nello scritto ritrovo abbastanza importante, e cioè dire che Ernesto sottolinea che ci sono due campi di potere, il potere politico e il potere economico, e che questi poteri, questa è tutta una discussione che ci portiamo avanti da 200 anni, insomma, da ovviamente quali sono le interconnessioni fra il potere politico e il potere economico, è sempre stato oggetto appunto di discussioni infinite. Però qui mi pare che giustamente, a mio avviso, Ernesto sottolinea il fatto che ci sia diciamo, una dialettica, cioè una relazione non sempre, diciamo, omogenea fra le decisioni delle classi politiche, borghesi, capitalistiche e gli imprenditori e le classi, che gestiscono l'economia. E che dunque le scelte di una classe, in questo caso della classe politica putiniana, non sempre possono coincidere con quelle portate avanti e gli interessi anche degli imprenditori. In questo caso Ernesto dice, mentre c'è una spinta alla frammentazione del mercato mondiale, perché questo significa la costituzione dei due blocchi, gli imprenditori, i capitalisti, chi gestisce quindi in prima persona l'economia, preferisce invece una fluidità negli scambi e quindi non la frammentazione del mercato mondiale. Quindi a me pare che questo sia un punto abbastanza interessante perché apre la via a tener conto delle dinamiche, diciamo, squisitamente politiche e le dinamiche squisitamente economiche. Ora, a partire da questo, Ernesto, però, senza voler fare appunto determinismi inutili, ma proprio tenendo conto, diciamo, delle sfere autonome e delle sue influenze, a me pare questo, che uno, in questo caso, io non so se Putin sia caduto in una trappola oppure se c'è una sciente, consapevole strategia insieme alla Cina di minare sempre di più l'egemonia degli Stati Uniti. Io penso che questa strategia, sia Putin che la Cina, la perseguano. E nei loro documenti, io adesso non leggo, insomma, il russo, quindi i documenti accessibili nel cinese, documenti accessibili, l'attacco al dollaro, la supremazia del dollaro è costante nelle loro posizioni. Io faccio sempre riferimento al documento del 4 febbraio, Cina-Russia, cioè l'alleanza, documento che stabilisce la Cina, in cui l'attacco al dollaro è costante e quindi si vuol togliere egemonia appunto agli Stati Uniti perché dettano legge appunto attraverso la manipolazione del dollaro sul mercato mondiale. Da questo punto di vista penso che, lungi dall'essere caduto dalla trappola, probabilmente Putin si è spinto molto oltre, perché naturalmente non so se la Cina l'avrebbe fatto, ma comunque, diciamo così, nello sfidare a livello geopolitico gli Stati Uniti, la NATO, per, come dire, rendere sempre meno credibile l'egemonia degli Stati Uniti. Può darsi che i calcoli siano stati sbagliati, perché in questo io l'ho scritto anche, e può darsi che la Russia abbia sottovalutato la capacità dell'Occidente a guida degli Stati Uniti di rispondere a questo attacco bellico portato avanti nel cuore dell'Europa. Questa è la prima considerazione. Quindi, lungi dal parlare di trappole,
io penso che può darsi che la spinta iniziale sia dovuta a questo tentativo di Putin di minare ulteriormente la supremazia degli Stati Uniti. Secondo punto, sempre a livello dell'autonomia del politico, per capirci, cioè dell'autonomia dell'iniziativa dello Stato russo, l'ultimo discorso, io ve l'ho segnalato, l'ultimo discorso fatto al Cremlino in occasione appunto dell'annessione delle quattro regioni ucraine, esplicita ancora di più l'ideologia russa di attacco ai valori dell'Occidente, adesso al di là se siano giusti o sbagliati, e quindi questo mi spinge a dire che probabilmente, diciamo, Putin riveste anche di un velo ideologico questo attacco all'Occidente guidato dagli Stati Uniti. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è questa. Io trovo molto interessante l'analisi che fa Ernesto sulla, diciamo, sulla costruzione della Germania diciamo, che guida l'Unione Europea, perché qui mi pare che Ernesto sottolinei l'interrelazione che lega le classi imprenditoriali europee l'una alle altre, intorno ovviamente alle strutture economiche tedesche. E questo lo diceva già Loretta, secondo me dà conto del fatto che Ernesto, qui non voglio correggere, ma insomma la mia valutazione, si parla sempre, diciamo così, dell'imprenditore o della borghesia tedesca egemone sull'Europa. A me pare che la tua descrizione invece delle interrelazioni economiche fra la Germania e gli altri cerchi dell'Unione Europea testimoni della costruzione invece di una borghesia sovranazionale europea. Cioè io non so se dico delle, diciamo così, sogno sondesto, ma diciamo i legami anche organizzativi, le camere del commercio, i rapporti fra la Confindustria, il MEDEF, la Confindustria, la BDI, insomma secondo me c'è invece proprio una costruzione di una borghesia sovranazionale. Ovviamente essendo sovranazionale questo non toglie che ci siano di squilibri, disarmonie, come testimonia le ultime scelte fatte da Scholz, appunto quei 200 miliardi. Quindi non è che dico che c'è un idem sentire fra tutte le borghesie europee, però c'è una stretta correlazione che loro lavorano molto per costruire appunto questa visione sovranazionale nella gestione europea. Questo, ripeto, non è una correzione perché parto proprio dalle considerazioni. Tu fai invece quella che diceva Loretta, per noi che siamo anche parte dei comitati contro l'autonomia differenziata, questa parte analitica è molto importante perché ci dice che la Padania continuerà a insistere, come si vede anche in questi giorni, sull'autonomia differenziata perché c'è un problema proprio di integrazione di questi settori con il primo cerchio intorno alla Germania. Qui mi verrebbe da dire, aprirei una parentesi, che forse Ernesto meriterebbe un'analisi delle scelte fatte sul piano nazionale di resilienza e ripresa, perché anche alcune scelte che loro stanno facendo sul Mezzogiorno d'Italia, di farlo diventare hub, per esempio, dell'energia, oppure hub della logistica per quanto riguarda il sistema portuale, andrebbe forse integrato, quindi anche, diciamo così, le relazioni fra Mezzogiorno d'Italia, Padania e Germania andrebbero, diciamo così, riconsiderate. Ma io ripeto, prendo questo tuo paper e la tua relazione come strumenti interpretativi appunto per seguire quel che sta avvenendo. Le ultime due considerazioni sono queste, allora. La prima, è vero che ovviamente si va costruendo questi due blocchi, Cina, Russia, Stati Uniti, Unione Europea e Giappone e Australia, cioè diciamo c'è tutto un pezzo asiatico pure che sta con il cosiddetto Occidente, e io penso che l'Unione Europea da questo punto di vista, pur dovendo subire o appoggiarsi, diciamo consapevolmente, alla forza militare degli Stati Uniti, comunque non
non recede dal suo disegno di dare più forza alla sua capacità difensiva e quindi militari, e quindi di utilizzare il suo rafforzamento da un punto di vista militare per rendersi autonoma nell'approvvigionamento delle materie prime e dell'energia e nel ridisegnare le catene del valore. Quindi io vedo anche, diciamo così, se c'è una subordinazione dell'Unione Europea, non vedo abbandonati i disegni o i sogni che le classi dirigenti dell'Unione Europea hanno di rendersi autonome e indipendenti. Certo, quando c'è la guerra, conta la potenza militare. Connessa a questo vorrei farti un'osservazione, Ernesto, non so se tu la condividi o le altre persone che la condividono, perché è vero che la crisi energetica, l'approvvigionamento delle materie prime, il ridisegno delle catene del valore indeboliscono le economie sia europee sia quelle americane, più quelle europee che quelle americane. Ma il rilancio della guerra, comunque, Ernesto, rilancia anche tutti gli investimenti nel campo militare. Quindi anche quello può essere una, diciamo, non dico una via d'uscita, ma la guerra è sempre uno strumento, diciamo così, per risolvere le contraddizioni del capitalismo e quindi, diciamo, riavviare un ciclo, diciamo, di investimenti a partire, e quando diciamo in questo caso campo militare non diciamo solo le armi pesanti, ma pensiamo alla tecnologia informatica, allo spazio e tutto quello che c'è intorno. Quindi su questo invece era una mia domanda, se effettivamente diciamo così, comunque la militarizzazione dell'economia non può essere anche uno strumento per rilanciare un ciclo di sviluppo. L'ultima considerazione era questa. Io penso, Ernesto, che è possibile, ovviamente, giustamente hai richiamato i precedenti storici, cioè di un disegno eurasiatico. Io però vedo, e chiudo con quello che ho iniziato, vedo invece una contrapposizione fra anche ideologica portata avanti sia dalla Russia e Cina intorno ai diversi modelli di governance, sia da parte delle ideologie, degli ideologhi del cosiddetto Occidente sulla difesa dei valori democratici. Quindi a mio avviso questa spaccatura, questa divisione del mondo andrà avanti, e ridisegnando quindi tutto, diciamo così, i sistemi economico e politici, tant'è vero che, ripeto, anche a livello ideologico oggi loro giustificano questa contrapposizione richiamandosi ai valori. La Cina richiamandosi ai valori cosiddetti asiatici, la famiglia, l'ordine, eccetera, eccetera. La Cina, la Russia invece con tutti i suoi, le sue idiosincrasie anti, diciamo così, che vengono dal supporto religioso e dai suoi valori anti-occidentali. Quelli del genere sono quelli più clamorosi, ma insomma sono semplicemente un indice di quel che pensano. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Franco. Ernesto. Sono talmente tante le cose, i problemi che ha sollevato Franco, che non so se riuscirò a rispondere a tutti. Comunque, c'è qualcuno che ha il microfono acceso? No, adesso basta. Ok. Lui ha richiamato una cosa che io avevo messo nella relazione scritta, ma di cui non ho parlato, cioè l'autonomia del politico e la possibilità che la spinta economica vada in direzione diversa dalla spinta politica. Noi marxisti in genere non siamo abituati a pensarla in questi termini. Pensiamo che la politica sia in buona parte subordinata all'economia e agli interessi del capitale. Ma in realtà non è così, la storia ce l'ha insegnato. Esistono dei ceti politici che hanno dei loro interessi in quanto ceti politici, e fanno le loro politiche che non necessariamente sono subordinate e funzionali a quelle del grande capitale. Normalmente questo accade, spesso accade, ma non sempre. Quando questo non accade, succedono cose come quella che stiamo vivendo in questo momento. Questo è un classico esempio in cui l'autonomia del politico sta creando dei grossi problemi
allo sviluppo economico mondiale, che è lo, poi lo sviluppo del, che è l'accumulazione capitalistica su scala mondiale. È importante chiarire queste cose qua, per chiarire anche che in realtà, in un certo senso, questa guerra è antistorica. Se intendiamo la storia come un processo che è mosso da una spinta economica di fondo, che è quella della commissione del capitale, questa guerra è antistorica. E quindi non so come se ne esce. Dunque, Franco ha parlato anche, ha sollevato una questione che io non avevo considerato, ma che invece merita di essere approfondita, cioè il fatto che diciamo che la Russia e la Cina possano trovare in qualche modo conveniente questa ridefinizione dei rapporti di potere globale. E quindi possono anche accettare di costituire un blocco asiatico, Russia, Cina e qualche altro paese dell'Asia, che si contrapponga al blocco occidentale atlantico. Io non lo so se è così, può darsi, però di prima acchito mi sembra di pensare piuttosto il contrario. E cioè, io credo che il discorso che fa Franco sull'intenzione di mettere in ginocchio il dollaro, il potere economico e monetario degli Stati Uniti, questo discorso vale senz'altro per la Cina. I cinesi l'hanno anche dichiarato esplicitamente che non gradiscono questo potere del dollaro negli scambi internazionali. Non credo che valga per la Russia. E anzi penso che questa diciamo, alleanza forzata tra Russia e Cina nasconda in realtà una divergenza di interessi di fondo. Perché io insisto sul fatto che l'interesse di fondo della Russia, nel senso del capitale multinazionale russo, sia quello di integrarsi con il capitale europeo. E che è possibile quindi che la Cina stessa converga con gli Stati Uniti nel tentare di impedire questa saldatura. È possibile che ci sia quindi un contrasto di interessi di fondo che non è emerso finora, ma che è pienamente giustificabile. Quindi la Cina potrebbe trovare conveniente una situazione in cui la Russia è costretta a subordinarsi alla Cina e alle politiche cinesi. Il che però, secondo me, conferma l'idea che Putin è caduto ingenuamente in una trappola. Cioè, Putin non sta facendo politica negli interessi né del popolo russo né del grande capitale russo. Dunque, Franco ha sollevato anche altri problemi. Ora, vediamo un po' se ne posso menzionare qualcuno. Uno interessante, per esempio, quello che lui dice riguardo alla formazione di una borghesia sovranazionale europea. Sì, questo è vero, si sta verificando. Ed è bene chiarirlo anche nei confronti di quelli sia di sinistra che di destra che avanzano proposte sovraniste del tipo che per salvare l'economia italiana bisogna uscire dall'euro. Guardate, io sono uno contrario all'euro e quindi sono per l'Italexit, però non sono per una Italexit giustificata da una posizione di questo tipo qua, nazionalista e sovranista. In realtà sì, c'è una piccola borghesia che è svantaggiata forse dall'integrazione europea. La grande borghesia italiana, il grande capitale italiano è perfettamente integrato con il grande capitale europeo e tedesco. Bisogna tuttavia mettere in chiaro che questa diciamo alleanza o integrazione sovranazionale della borghesia europea è comunque a guida tedesca, cioè, non c'è eguaglianza, nel senso che sono i tedeschi che stabiliscono le direttrici di sviluppo, anche le politiche economiche, sono i tedeschi che dirigono le catene del valore europeo. Perché sono comunque catene del valore europeo tedesche,
articolate anche nei paesi del secondo centro. Quindi la grande borghesia europea, padana, austriaca, olandese, eccetera, eccetera, non ha interesse in contrasto con il grande capitale europeo perché ha accettato questa posizione di subordinazione, di produrre semilavorati e input per la grande... E c'è anche un altro motivo di convergenza, questo forse è il più importante di tutti. C'è una convergenza di classe, nel senso che le politiche di austerità che sono sempre state imposte dai tedeschi in Europa sono servite in tutta Europa per tenere sotto controllo il movimento operaio. Questa cosa la Germania l'ha fatta tra i primi, ottenendo un vantaggio competitivo notevole nei confronti dell'Europa e del resto del mondo. Gli altri paesi l'hanno fatta, l'hanno accettata e l'hanno trovata conveniente perché hanno permesso di tenere i salari italiani, francesi, svizzeri, austriaci, eccetera, eccetera, sotto controllo e quindi per tenere il lavoro europeo a disposizione delle catene del valore tedesche. Un'altra cosa che ha suggerito Franco riguarda la possibilità di una contrapposizione ideologica tra due blocchi. Ora, guardate, l'idea di ricostruire un mondo a due blocchi, secondo me, viene dagli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti che vogliono ricreare un sistema di nuova guerra fredda, che in qualche modo imiti quello della vecchia guerra fredda. Questo sistema prevede un blocco diciamo dell'impero del male, l'impero del male che una volta era l'Unione Sovietica e la Cina di Mao, e oggi sarebbe la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping, che è confinato, diciamo, una sorta di riserva indiana e del quale si limitano anche, in futuro si prevede che si limitano anche le relazioni commerciali e gli investimenti diretti esteri, ad esempio con tutte le politiche di reshoring, friendshoring, eccetera, eccetera. Franco suggerisce che questa divisione dei blocchi potrebbe essere anche sostenuta dagli stessi gruppi dirigenti russi e cinesi e rafforzata da una presa di posizione ideologica. Questa cosa potrebbe avere senso, anche se non vedo un supporto ideologico molto forte e molto coerente a sostegno di questo nuovo impero del mare, non tanto quanto era quello dell'Unione Sovietica, ovviamente. Perché qui da una parte Putin si rifà ai valori tradizionali della religione, dall'altra Xi Jinping parla di una concezione tutta cinese della democrazia, sostiene che esistono diversi modelli di democrazia e che loro è legittimo quanto gli altri. In realtà sono arrampicate sugli specchi, secondo me è difficile trovare una omogeneità ideologica tra le classi dirigenti russe e cinesi, se non in un punto, probabilmente. Non vorrei rispolverare una vecchia concezione conservatrice. Il punto che c'è una sorta di... si sta verificando una sorta di dispotismo asiatico, dispotismo orientale, quella cosa di cui parlava Dick Vogel, sviluppando la concezione di Marx. E non c'è dubbio che oggi sia in Russia che in Cina c'è una forma di dispotismo che loro possono chiamare il loro metodo democratico, ma che in realtà è un dispotismo molto peggiore di quello che c'è in Occidente. Vorrei anche dire una cosa. Prima ho accennato alla possibilità che si esca da questa impasse con la formazione di una grande Eurasia. Se si andasse in questa direzione sarebbe la sconfitta dell'egemonia americana, non c'è dubbio, perché l'impero euroasiatico sarebbe un impero di più di 700 milioni di abitanti, il più grosso estensione territoriale del mondo, il più grosso apparato industriale, le più spaventose forze armate della storia, e chiaramente gli Stati Uniti perderebbero ogni capacità di egemonia nei confronti di questa potenza. E ho anche detto che la formazione di questa potenza politica sarebbe in sintonia con gli interessi del grande capitale globale, internazionale.
e negli interessi del grande capitale. Una cosa che non ho detto nella relazione, perché ho scritto nel paper, è: basterebbe degli interessi della democrazia? Certamente no. Perché? Perché questo grande impero euroasiatico metterebbe insieme la tecnocrazia eurista con il dispotismo orientale, e vi lascio immaginare come potrebbe essere il sistema di potere globale gestito da questa potenza. Bene, grazie. Posso fare una domanda? Vai, vai Olga. Intanto vi ringrazio di avermi accolto. Sono qui per un incontro quasi fortuito con Loretta, che mi ha invitato. Non ho letto quindi il paper di Ernesto, ho seguito attentamente tutta la relazione e seguo tutta questa diatriba come si può, assumendo l'informazione un po' dovunque. E volevo chiedere questo in particolare: nella diatriba fra politica e capitale, se non può già incidere il passo avanti che a mio avviso sembra abbiano fatto Russia e Cina nel momento in cui stanno lavorando e stanno già facendo tanti scambi commerciali con la moneta cinese e con il rublo. Quindi in che modo può incidere questo passo avanti che mi risulta che stiano già facendo? In che modo può incidere in questa lotta che c'è in atto fra il capitale e la politica? E d'altra parte, se questo va avanti e se il blocco monetario, mi riferisco solo a quello, fra Cina e Russia, si rivolge ad una popolazione enorme, questo riesce, può mettere in discussione tutto, può spaventare la parte occidentale, può incidere? Ecco, questa è la domanda che mi faccio. A me sembra che siano andati già avanti anche con l'India, con l'Iran e con altre nazioni. E per quanto riguarda poi invece il blocco di cui si parlava dell'Eurasia, allargata alla Russia, cioè all'entrata della Russia e dell'Ucraina nel blocco europeo, io mi domando, ma è proprio quello contro cui sta combattendo l'America? Quindi com'è possibile ipotizzare una cosa del genere? È proprio quello che non si vuole, la si vuole allontanare. Non un po' di confusione su questi aspetti qua. Ernesto, scusa, posso? Io ho una domanda che va assieme a queste e che riguarda la questione dell'autonomia del politico rispetto al capitale globale. E, vista la situazione come sta andando e il peggioramento che ci si sta aspettando sul piano economico, è possibile che in questo caso non è auspicabile, è possibile anche che il capitale, che gli apparati produttivi, tranne forse quelli militari, non cerchino di intervenire per raddrizzare la situazione. Ecco, basta. Loretta, posso fare io due o tre brevi domande in modo che poi Ernesto risponda? Mi ricollego perché mi posso? C'è anche Andrea Amato, da tempo. Ah, allora va bene, vai Andrea, vai. No, Andrea. Lo segnalo a Loretta solo, vai Giovanni. Vai. Io molto velocemente perché non... Tra l'altro sono un po' acciaccato perché ho il Covid, quindi sento e non sento. Ho un Covid un po' pesante. Forma leggera. Oh proprio. Giovanni, ci dispiace. Vabbè, fa niente, capita di peggio. Però ho voluto ugualmente sentirvi, ringrazio Ernesto, avevo già letto ovviamente il suo scritto, non il secondo ma il primo, e ringrazio del dibattito. Io solo due o tre domande.
perché sostanzialmente con i punti che poi Franco Russo articolava sono sostanzialmente d'accordo. Allora proprio delle domande faccio a me stesso. La prima domanda che faccio a me stesso è che evidentemente questa discussione dimostra che giustamente l'osservatorio, il nostro osservatorio è in una fase di ricerca su dati anche fondamentali, primari, di analisi, su cui io credo in tutto il mondo oggi, se leggiamo anche riviste straniere, vi è molta incertezza, cioè non vi sono grandi lineamenti. Faccio un esempio. Il primo principale è questo. Siamo di fronte, mi pare che tutto sommato, adesso per fare solo la domanda sintetizzo, Franco dicesse questo, siamo di fronte alla costruzione anche ideologica, comunque ideologica e politica, di un blocco Cina-Russia, a cui poi a questo punto bisognerebbe aggiungere indubbiamente Indonesia, India, Sudafrica, insomma, le varie particolarità. Cioè siamo, e anche dal punto di vista monetario, questo mi ricollega a quello che diceva Loretta, cioè siamo un po' all'analisi famosa che abbiamo discusso altre volte anche nell'osservatorio di Arrighi, quando diceva che tutto sommato dal secolo americano al secolo cinese si passava anche attraverso la costruzione di una nuova Bretton Woods. Altrimenti l'altra linea, che Ernesto, anche se in maniera molto articolata e anche con dei dubbi, ma insomma in maniera ricca, porta avanti, è una possibile Eurasia. Beh, io qui dico, faccio solamente due domande, ma proprio a me stesso. La prima è che l'Europa è un dato comunque anche oggi molto più articolato rispetto a ieri. La Germania è al centro della discussione che nella prima parte della sua relazione fa Ernesto, Germaneo. Beh, teniamo conto che lì c'è una grande sconfitta della socialdemocrazia tedesca e c'è un importante elemento sia sul piano dell'egemonia politica sia ideologica, ad esempio dei Verdi, e quindi il rapporto Germania-Russia subisce anche questo passaggio. I Verdi, come sappiamo, sono in questo momento in tutta Europa, anche in Italia, i più antirussi, diciamo, in qualche modo, dal punto di vista proprio anche ideologistico. Ma poi probabilmente non abbiamo detto che cosa accade in Francia. Esistono la Francia, esistono la Spagna, esistono il Portogallo, cioè delle forme di reazione anche alle crisi recessive che sono fra loro molto diverse. E anche in Italia. Forse dovremmo analizzare meglio l'intervento che ha fatto ieri Bonomi contro la flat tax. Forse appunto, e pensiamo a quello che è accaduto con la Truss, accaduto in Gran Bretagna, che è clamoroso. Forse appunto esiste in qualche modo una linea che il capitale multinazionale cerca di darsi, si sta dando, quindi sono d'accordo sull'aspetto possibile tentativo di una borghesia europea sovranazionale di far fronte alla crisi recessiva in un certo modo, che si autonomizza in un certo senso, ecco, autonomia del politico, diceva in maniera giustamente provocatoria, richiamando una vecchia discussione bicentenaria Ernesto, autonomia del politico. Anch'io dico attenzione, tenendo conto però che i complessi militari industriali fanno parte delle strutture economiche durante le guerre. Quindi questo vorrei capire meglio, come si inserisce appunto allora per esempio la decisione della Confindustria italiana, e quindi anche poi quel che riguarda le autonomie differenziate, o della Gran Bretagna, la crisi della proposta della Truss dentro questa situazione. Ultimo punto, come finisce sta guerra? Non mi pare che noi possiamo discutere di medio e lungo periodo senza capire come finisce questa guerra. Io credo che sia, qualcuno l'ha detto, ma credo che bisogna dare importanza al fatto che ufficialmente, appunto ieri sera, comunque oggi è sui giornali, sui telegiornali, Zelensky, questo significa ovviamente Gran Bretagna e USA, Zelensky dice
addirittura faccio un provvedimento amministrativo, governativo, presidenziale, per cui non si fa, non si tratta con Putin. Ma c'è alcuni giornali inglesi, ma non solo, anche francesi, parlano di possibilità della guerra solamente nella sostituzione del gruppo dirigente russo a partire da Putin. Ora io non so, anch'io non tendo molto all'idea della trappola, tendo piuttosto all'idea del rilancio di un imperialismo nazionalista, appunto di tipo dispotico, che è poi dentro l'ideologismo putiniano. Ma e qui lancio una provocazione e mi taccio. L'Eurasia, dice Ernesto, ma siamo convinti che questo sia possibile prima che, forse prima di quanto noi non prevediamo, lancio lì un'ipotesi, vi sia uno smembramento che anche alla Cina probabilmente non dispiacerebbe, uno smembramento della Federazione Russa, forse in proseguire la guerra fino a quando non cade Putin, come dice volgarmente un nazista come Parsi o come dicono appunto anche politici italiani e europei. Non può significare che le varie minoranze, pensiamo a quelle caucasiche, a quelle siberiane, che stanno pagando fortemente la guerra, comunque che vi possono essere delle riprese forti di nazionalità e di nazionalitarismo, possono essere anche pericolose sul piano mercantile, dispotico militare, ma che, voglio dire, che pensino, che stiano pensando ad una configurazione geopolitica proprio diversa della stessa Federazione Russa. Non dimentichiamo che dopo con Yeltsin qualcosa del genere, sia sul piano strutturale sia sul piano geopolitico, l'avevano immaginato. Poi ovviamente proprio per ripercussione poi nacque il tentativo di riallineamento e di riaggrumare la potenza russa, che ha poi dato vita a Putin. Insomma, io non dico che ritorna al passato, ma dico che probabilmente oggi c'è un tentativo molto forte, europeo e statunitense, di disaggregazione addirittura della Federazione Russa, e questo potrebbe portare a tutto un altro scenario. Scusate, ma erano solamente delle domande che volevo porre ad una discussione peraltro molto interessante. Ernesto, tocca a te, Ernesto. Non vogliamo sentire pure Andrea, così Ernesto. Ah. No, che dici, Loretta? Ma forse sono mette assieme troppe domande, magari risponde adesso e poi c'è Andrea. Giusto, giusto, giusto. Guarda che devi il microfono, Ernesto. Ok, no, dico, fatemi rispondere a queste domande perché c'è già molta carne al fuoco e poi magari mi dimentico le cose più interessanti. No, dagli ultimi interventi di Olga, di Loretta, di Giovanni sono emerse varie idee e vari dubbi su cui si deve senz'altro riflettere. Ora, io avevo immaginato che da questa crisi si può uscire in due modi. Uno è la vittoria dell'egemonia americana con l'Europa che torna ad essere un'appendice atlantica degli Stati Uniti e Russia e Cina che formano un blocco del male isolato, chiuso in una riserva indiana, eccetera, eccetera. L'altra alternativa, l'altra possibilità invece è che si formasse questa grande Eurasia che relegherebbe gli Stati Uniti al ruolo di potenza regionale americana e riaprirebbe un discorso di sviluppo economico che coinvolgerebbe tutto il vecchio continente, Europa, Asia, Cina, anche Africa e Medio Oriente. C'è un'altra possibilità che mi è venuta in mente adesso sulla base delle osservazioni fatte sia da Olga sia da Giovanni. E cioè che
questo blocco del male che gli americani vorrebbero costruire per isolare la Russia e la Cina, in realtà diventa un blocco egemone a sua volta. I cinesi già si stanno muovendo in questa direzione, per esempio con il gruppo dei BRICS. E voi capite bene che quando è messo insieme Russia, Cina, India, Brasile, Indonesia, eccetera, eccetera, è una potenza economica che ha voglia a richiudere nella riserva indiana. È strapotente in tutti i sensi, dal punto di vista della potenza industriale, delle risorse, eccetera, eccetera. E quindi non è da escludere che questa strategia americana alla fine si risolva proprio nella peggiore delle ipotesi, proprio per gli Stati Uniti. E a quel punto si realizzerebbe l'idea di Giovanni Arrighi, che in realtà è un'idea più antica, che risale addirittura a Hobson, la scritta nel Novecento, all'inizio del Novecento, e cioè che avremo un secolo asiatico dominato dalla Cina, in questo secolo sia l'Europa che gli Stati Uniti verrebbero declassati a potenze minori. Questa è una possibilità. Contro questa possibilità, tra l'altro, non mi ricordo chi ha parlato anche diciamo, dell'aspetto monetario, cioè del tentativo di mettere in ginocchio il potere del dollaro, facendo leva sia sul rublo che sullo yuan. Questa pure è una possibilità, perché è chiaro che se si forma questa grande potenza asiatica, la prima cosa che faranno è di ridurre il potere del dollaro. Già la Russia lo fa pretendendo il pagamento delle sue risorse con i rubli, già la Cina lo fa perché tutti gli investimenti che fa nei paesi in via di sviluppo li fa in yuan, chiedendo ai vari paesi di usare lo yuan come strumento di riserva e di ripagare i debiti in yuan. Quindi questa cosa avrebbe senso. Contro questa ipotesi, gli Stati Uniti hanno messo in cantiere un nuovo accordo di Bretton Woods. Ne ha parlato Janet Yellen, che è il ministro del tesoro americano, ed è impressionante la pochezza di idee che sta dietro a queste ipotesi, perché a meno da quello che dice la Yellen, sarebbe una semplice riproposizione del vecchio accordo di Bretton Woods, semplicemente con un po' di finanziamenti in più per il fondo monetario e per la banca mondiale, ma senza mettere in dubbio, ad esempio, il potere di veto che gli Stati Uniti hanno sulle decisioni del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, e senza mettere in dubbio il ruolo del dollaro come moneta di riserva internazionale. Quindi questa cosa, questa idea c'è. E in effetti, probabilmente più che l'Asia, la contrapposizione sarà tra questi due blocchi, Stati Uniti, blocco atlantico da una parte. Ernesto, un attimo solo. Andrea del Monaco, chiudi il microfono. Non riesco, se me lo chiudete voi. Io non so come fare. Deve esserci Roberto Morea. Andrea, c'è un'icona in basso a sinistra con un piccolo microfono. Clicca là. Perché sto dal cellulare, questo è il problema. Ahimè. Vabbè. E allora, aspettate. Dai, c'è riuscito. Un'ultima cosa che volevo dire riguardo a un problema sollevato da Giovanni, ma anche da altri precedenti interventi, cioè come si esce da questa situazione, da questa guerra. Sinceramente non vedo via di uscita dalla situazione attuale. L'unica possibilità è che se ne esca con un intervento di Dio, cioè che Zelensky e o Putin ci lasciano le cuoia e quindi si rimettono tutti in discussione. Sì, certo, ci sono i gruppi dirigenti, ma che ne sappiamo noi dei gruppi dirigenti che stanno dietro a Putin o dietro a Zelensky? Dietro a Zelensky ci stanno gli americani, va bene, lo sappiamo.
Quindi probabilmente se esce fuori di scena Zelensky, la politica dell'Ucraina non dovrebbe cambiare. Più probabile che cambi la politica della Russia se esce fuori di scena Putin. Ma come cambierà? Nessuno lo può dire. Io da questo punto di vista sono molto, molto pessimista. La possibilità che la Russia si disgreghi, sì, c'è questa possibilità, ma non la vedo piuttosto improbabile, perché i paesi che sono rimasti nella Federazione Russa sono quelli tradizionalmente più legati alla Russia. Quelli con un minimo di autonomia sono già usciti, Kazakistan, eccetera. Quindi quella possibilità non la vedo. E quindi in realtà non vedo veramente nessuna via d'uscita da questa nazione. Sono molto, molto pessimista. Io ripeto, secondo me questo potrebbe essere o una guerra senza fine, peggiore di quella del Vietnam e quella dell'Afghanistan, o una guerra che finisce con una catastrofe nucleare. Capite? Questa è la situazione drammatica in cui ci troviamo. È stato anche sollevato il problema se il grande capitale multinazionale non abbia la volontà e la capacità di intervenire in questo casino per, in qualche modo, per dettare legge a questi politici idioti che hanno creato questa situazione. Sì, vabbè, è possibile. Bisogna dire, Giovanni ha citato l'intervento di Bonomi, sembra che in questa situazione i grandi capitalisti abbiano idee più chiare dei grandi politici. Non so quali strumenti possono avere per intervenire. In che modo il capitale russo può intervenire su Putin per fargli cambiare idea? Più probabile che il grande capitale tedesco possa intervenire su Scholz, d'accordo? Questo lo posso capire. Forse anche il grande capitale americano, diciamo il complesso militare industriale americano, che è fortissimo, potrebbe anche questo intervenire sulla leadership americana. Però, ma ragazzi, mi rendete conto che noi stiamo desiderando che il grande capitale prenda l'iniziativa per dettare legge ai politici che ci hanno messo in questo casino. Purtroppo è così. Dobbiamo confidare nella lungimiranza dei grandi capitalisti, perché dai politici, certo, ovviamente se partisse un grande movimento di protesta internazionale, tipo quello del movimento No Global, allora le cose cambierebbero. Io mi auguro che una cosa del genere possa accadere. Però non possiamo per ora contare su questo. Al momento non la vedo questa possibilità. Però sai, i grandi momenti di protesta, di contestazione internazionale, diciamo pure di rivoluzione, avvengono all'improvviso, senza che nessuno li abbia preparati, quando meno te l'aspetti. Avvengono all'improvviso e possono avere effetti dirompenti. Per cui speriamo anche in questo. Ok. Altre domande? Ci sono altre domande, altrimenti... Loretta, non mi dare la parola proprio, eh? Scusami. Allora, io vorrei innanzitutto, fare i complimenti a Ernesto, perché ho letto attentamente il suo paper e veramente ne sono ammirato. C'è una sola cosa che mi convince poco, è già stata in qualche modo ripresa, ed è questa separazione netta tra il potere politico, tra il potere di potenza a livello internazionale e il capitale delle multinazionali. Io credo che la situazione sia
come sempre, un pochino più articolata. Ci sono sempre contraddizioni anche all'interno del capitale internazionale. Mi chiedo, per esempio, siamo sicuri che tutto il capitale multinazionale internazionale non tragga, diciamo, interesse, non tragga vantaggio dalla guerra in Ucraina? Beh, pensiamo, già è stato detto, al complesso militare industriale. Pensiamo anche allo stesso, al vecchio settore, diciamo vecchio nel senso di anziano, da sempre, il settore petrolifero, insomma, no? Vabbè, a parte questa cosa, io più, diciamo, che dire qualcosa, perché non la so dire, su quello che succederà, si va verso la disgregazione della Russia, si va verso, diciamo, la fase asiatica del futuro del mondo, non lo so. Una cosa però mi sembra di poter notare, che sia per volontà degli Stati Uniti che per capacità di reazione, di accomodamento da parte della Cina, ormai, diciamo, questa separazione tra Est e Ovest che gli Stati Uniti in qualche modo stanno imponendo, beh, è anche qualcosa che cominciava ad appalesarsi anche precedentemente in una riorganizzazione del capitale internazionale dovuta a molti fattori, che ha portato anche, per esempio, a parlare di deglobalizzazione. Ora, io penso che più che una deglobalizzazione stiamo assistendo a una riglobalizzazione, cioè a una globalizzazione che avviene in due, diciamo, separata, in due sfere diverse, concomitanti, in cui ovviamente c'è tra quella dell'Est e quella dell'Ovest, c'è tutta, diciamo, la parte intermedia che è rappresentata dall'Europa e dall'Africa e dal Medio Oriente. Allora, tutto questo probabilmente, voglio dire, ci deve fare riflettere. Però al di là di quello che possono essere le nostre capacità predittive, io trovo invece molto importante, al di là del fatto che sembra così una cosa utopistica, l'idea di pensare a come potrebbe essere un assetto alternativo, no? Diciamo, del globo. Allora, questa cosa della grande Eurasia a me mi trova molto, molto d'accordo. Alessandro diceva, non è una cosa, anzi lo diceva lo stesso, lo aveva scritto anche lo stesso Ernesto, non è una cosa nuova. Prima Gorbaciov, poi Mitterrand con la sua idea di confederazione, già subito dopo l'89, pensava a un'ipotesi di questo genere. Vabbè, c'è da dire che il povero Mitterrand poi è rimasto, come dire, scottato, con le dita bruciate, perché nella conferenza di Praga del 91, dove si doveva discutere di tutto questo, gli americani imposero, con l'aiuto della Germania, imposero la loro presenza, diciamo, in un formato tipo CSC, e quindi sostanzialmente la cosa fu interrata per due motivi. Da una parte, perché gli stessi paesi dell'Est, dell'Europa orientale, vedevano questa confederazione come una sorta di anticamera che li avrebbe relegati
per lungo tempo al di fuori dell'ingresso, diciamo, nell'Unione Europea. E poi per il fatto che Germania e Stati Uniti affossarono questa cosa. C'è da dire che l'idea non è finita lì, certo non in nei termini così precisi e articolati come l'aveva pensata Mitterrand. Prodi ebbe a raccontare una volta, poi non so se è vero perché Prodi insomma, non sempre tutte le cose che dice sono accadute, insomma, ecco. Che Putin, questo nel periodo della sua presidenza alla Commissione europea, che Putin gli chiese cioè che la Russia potesse entrare nell'Unione europea. E Prodi gli rispose no, non è possibile perché voi siete troppo grandi. Cioè, però al di là della veridicità, diciamo, di questo episodio, questa è in qualche modo una testimonianza che fino al 2000, 2004, 2003, 2004 c'era la possibilità di riagganciare la Russia a un discorso europeo. Dopodiché le cose sono andate in un altro verso. Io penso che certamente questa cosa della Grande Eurasia, come sbocco ideale, io non sono, non derido mai l'utopia, perché l'utopia significa darsi, diciamo, in questo caso, degli obiettivi a lungo termine. Allora, la mia idea, che ho anche scritto altre volte, non è solo l'Eurasia, ma penso a una alleanza tra l'Europa, la parte, diciamo, asiatica, le ex repubbliche sovietiche, il Medio Oriente e l'Africa. Se non si mette insieme anche l'Africa e il Medio Oriente in una ipotesi di creazione di una regione del mondo che in qualche modo crei una dialettica tra questi due poli, quello degli Stati Uniti e quello della Cina, anche questo tentativo di Eurasia rimane, probabilmente potrebbe avere un suo significato, però sempre in un ambito, come dire, di potenza. Di potenza in qualche modo imperialista. E allora mi voglio riagganciare alle ultime righe del documento di Ernesto, che ha ripreso anche. E cioè quando dice sì, questa cosa può essere la sconfitta degli Stati Uniti, non sappiamo quanto possa piacere alla Cina, però non sarebbe una cosa che va a vantaggio della democrazia, lui forse voleva dire, in cui le classi subalterne possano in qualche modo esprimere anche i loro interessi, perché la democrazia per noi questo significa. Allora, io penso che se questo è vero, da lì noi dovremmo partire, perché per un disegno di quella portata c'è bisogno di un motore, e questo motore non può che essere l'Unione Europea, una unità politica europea che certamente non può essere diciamo identificata con l'Unione Europea così come è oggi. E allora il discorso diciamo di far prevalere
gli interessi delle classi subalterne anche in questa prospettiva non può che passare attraverso l'idea, l'obiettivo di una federazione europea. E mi sembra che questa cosa venga sempre in qualche modo scantonata. Cioè, allora, o accettiamo l'Unione Europea così com'è, o ce ne usciamo fuori, appunto, Italexit, in qualche modo. Oppure, forse, considerando che solo con una unificazione, diciamo, a livello europeo, se ne può uscire fuori, anche in vista di questi grandi obiettivi, appunto, Eurasia, alleanze, l'alleanza che io propongo si chiamerebbe Alleanza Mediterranea perché ha il Mediterraneo al centro, diciamo, no? Di questo. Va bene. Noi questa questione del futuro istituzionale dell'Europa credo che dobbiamo, a questo punto, è un nodo che dobbiamo sciogliere, perché anche nella sinistra europea, nella sinistra diciamo critica italiana, eccetera, trovo molta reticenza, trovo una sorta di pudore a parlare di assetto federalista. Ora, siccome qui l'Europa sta andando sempre più verso un assetto confederale, in cui, come dire, gli interessi contrastanti tra gli stati li stiamo vedendo tutti i giorni, in cui questo contrasto di interessi non può che da un lato peggiorare, come è stato detto, come l'ha detto Ernesto, eccetera, la situazione delle classi subalterne, e allora penso che sia proprio da lì che bisogna parlare. Insomma, la domanda che io vorrei fare è questa, anche ad Ernesto. È vero che stiamo andando verso una recessione che metterà in ginocchio classe operaia, diciamo, la popolazione, la maggior parte della popolazione, ma questo a livello europeo. Allora, questa situazione, diciamo, di peggioramento delle condizioni materiali e di vita degli europei non può essere l'occasione, cogliendo anche l'appuntamento delle elezioni europee, delle prossime elezioni europee, per incominciare a rilanciare una lotta comune, diciamo, quantomeno una mobilitazione comune a livello europeo, che abbia però non solo gli obiettivi di una diversa politica economica, di una diversa politica industriale, sociale, eccetera, eccetera, ma anche il diverso assetto istituzionale. E mi fermo qui. Grazie Andrea. Bene, no, voglio rispondere subito perché l'intervento di Andrea mi ha stimolato e in qualche modo mi costringe a venire allo scoperto, perché io ho detto di essere molto pessimista sulla situazione attuale, in quanto ho ragionato da economista, e come sapete gli economisti, specialmente se sono economisti di sinistra, sono sempre molto pessimisti. In realtà, diciamo, se ragionassi da militante, potrei fare un altro discorso, che è più o meno quello che ha suggerito adesso Andrea. Prima ho detto che io sono per l'Italexit e sono contrario a questa Unione Europea, ma non sono su posizione di Italexit di tipo sovranista. La mia posizione era Italexit in vista della formazione di un'Europa mediterranea, di un blocco di paesi mediterranei che desse vita a una vera e propria confederazione europea. Quella di cui sta parlando, appena parlato Andrea, è una tesi che io ho sostenuto in diverse situazioni insieme ad altri compagni della rete dei comunisti, eccetera. Certo, questa potrebbe essere
diciamo, la nostra utopia. Perché rifiutarci anche di parlare in termini utopistici, visto che l'utopia la interpretiamo come progettualità? Quindi l'idea sarebbe quella che si riuscisse a dar vita ad una vera e propria federazione euroasiatica che contenga paesi europei, la Russia, che sposti il baricentro verso il Mediterraneo, quindi anche dal nord Europa verso il Mediterraneo. Perché? Perché in questa maniera si entra in relazione con tutto un mondo che finora è stato escluso dai grandi giochi, che è quello dell'Africa e del Medio Oriente. E quindi si creerebbe una situazione veramente molto interessante. In quest'ottica, questa ipotetica federazione eurasiatica svolgerebbe una funzione importantissima, in quanto aprirebbe i giochi politici a paesi che finora non sono stati esclusi. E in quel caso veramente sarebbe una sconfitta per l'imperialismo americano, ma sarebbe anche una sconfitta per l'ipotesi, diciamo così, tecnocratico totalitarie che sono implicite in un'eventuale federazione eurasiatica. La domanda che mi pongo, e che tutti noi ci siamo posti, è: quali sono le condizioni perché si verifichi una cosa del genere? E qui che casca l'asino. Quali sono le condizioni? Mi sembra evidente che l'unica condizione, l'ho accennato prima, è che parta un grosso movimento, ma neanche dico di liberazione, che coinvolga innanzitutto le classi operaie e le classi sfruttate europee, ma anche un po' anche i popoli dei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Se partisse un movimento del genere, allora sarebbe possibile mettere in campo l'ipotesi di rifondare una federazione europea che includa anche la Russia e che possa aprire un discorso che non è più di imperialismo, di egemonia imperialista, ma che è anche di creazione, di rilancio di una vera democrazia che sia basata sulla partecipazione dei popoli. Diciamo, questa è la mia utopia. Che devo dire, anche su questo sono pessimista a guardare lo stato di cose esistenti. Non lo vedo questo movimento. Tra l'altro io vedo i gruppi di sinistra che ripetutamente ogni 5-6 anni formano una coalizione che va alle elezioni per prendere l'1-2%, che è una cosa che non fa né caldo né freddo, mentre sarebbe molto più utile, secondo me, e questa è una tesi che ho discusso anche con Franco Russo e con altri, sarebbe molto più utile che i gruppi di sinistra cercassero di muoversi all'interno delle classi oppresse per dar vita a dei movimenti di protesta, perché è così che la sinistra svolge la sua funzione, non portando in Parlamento 4-5 parlamentari, per cui non fai niente, o al massimo riesci ad allearti con un centro-sinistra fatto di gentaglia. Secondo me un'utopia del genere dovrebbe indurci anche a rivedere il nostro modo di fare politica, il nostro modo di concepire la politica, il nostro nel senso, voglio dire, della sinistra radicale, della sinistra vera, e di cominciare a pensare a una sinistra che non si limiti a formare delle coalizioni elettorali, ma sia capace di dar vita a un vero e proprio, o almeno di stimolare la nascita di un vero e proprio movimento di protesta popolare. Allora, cioè, prima, non so se l'avete letta tutta, c'era una Roberto Rosso che dice: nelle analisi che stiamo svolgendo mi sembra manchi una conoscenza approfondita della situazione russa, della sua composizione sociale, della struttura della sua classe dirigente, posto che una tale conoscenza sia disponibile. E poi c'è una domanda per Ernesto di Andrea del Monaco.
non ho condizioni audio, si non può parlare, non ha l'audio. A maggio uscì un report della Bundesbank secondo il quale con le sanzioni il sistema produttivo tedesco non avrebbe retto. La pressione USA sul cancelliere tedesco sarebbe stata più forte degli interessi del sistema produttivo tedesco. Inoltre la Merkel si sarebbe piegata alla politica estera USA allo stesso modo. Ecco. Io per quanto riguarda l'approfondimento della Russia, secondo me dovremmo farlo, un incontro. Invece poi c'è questa domanda che... Sì, no, no, sono d'accordo. Sulla Russia io non ho conoscenze approfondite, non dire sul sistema politico. Ho fatto un po' di ricerca sugli aspetti economici, risorse, eccetera. Ma sul sistema politico russo non ho informazioni attendibili, non sono in grado di venire. Però se qualcuno avesse delle informazioni sarebbe utile che le facessi circolare in modo da chiarirci anche quali sono i giochi di potere che stanno dietro Putin e che potrebbero anche servire a far saltare Putin, non so. Questo. Però confesso di non avere una conoscenza approfondita del sistema politico e dei rapporti di potere russo. La cosa che dice Andrea da Monaco è vera, è benissima. Io prima ho parlato di una possibile, anzi una probabile crisi europea che potrebbe essere più o meno grave. Nel caso più grave potrebbe avere le caratteristiche della crisi del 2008-2009, cioè una crisi devastante. Per quanto riguarda la Germania, è vero che la Bundesbank aveva previsto gli effetti catastrofici delle eventuali sanzioni. Ora nessuno può fare delle previsioni su queste cose, però vi posso dire semplicemente che alcune previsioni dicono che l'industria tedesca perderà il 10%, il 10%, anche addirittura il 25% di produzione. Cioè ci sarebbe un arretramento pazzesco dell'industria della produzione manifatturiera tedesca, che è poi quella che trascina tutta Europa. Quindi non soltanto sarebbe una crisi ciclica, diciamo così, che potrebbe durare 2 o 3 anni, ma potrebbe avere degli effetti di lungo periodo seri, perché badate che se la Germania perde il 25% o anche soltanto il 10% di base industriale, il resto d'Europa perde altrettanto con minimo, perché tutte le catene del valore tedesche dipendono dall'industria tedesca. Quindi sarebbe una cosa veramente, veramente catastrofica. Ha ragione Andrea a richiamare questo punto. C'è da essere forse ancora più pessimisti di quanto sono stato prima io. Lui si chiede anche se c'è stata una pressione degli Stati Uniti su Scholz, per cui questa pressione degli Stati Uniti a questo punto è stata più forte del sistema produttivo tedesco, mentre la Merkel probabilmente non si sarebbe piegata. Sì, penso anch'io. La Merkel, sì, a noi italiani non è mai piaciuta molto perché ci dava i compitini da fare, però era una politica che, una donna politica che aveva le idee abbastanza chiare, e lei ha lavorato sistematicamente a costruire questa relazione tra Germaneu e Russia, e probabilmente se oggi ci fosse lei al posto di Scholz le cose andrebbero in modo diverso. Di questo lo penso senz'altro, che Scholz è costretto dagli Stati Uniti, ma non lo so, può darsi, ma il personaggio mi sembra abbastanza scialbo, diciamo così. Probabilmente lui si è semplicemente fatto prendere la mano da questa guerra in cui la Germania si trova a difendere il diritto internazionale, eccetera eccetera. Ernesto scusa, no, lo accennavo prima, tu hai ragione, ma io sono molto convinto, per quel poco che so e leggo e dai compagni della Dilink, che il sistema politico tedesco, con l'avvento forte dei Verdi al Ministero degli Esteri, è cambiato moltissimo, perché i Verdi, con la loro forza tra l'altro elettorale di rappresentanza, in qualche modo stanno tentando di cambiare la politica estera e diplomatica tedesca, e Scholz è molto, come dicevi, è molto più debole della Merkel. Quindi
insomma, la Germania sta cambiando molto, sì, perlomeno in termini di sistema politico di rappresentanza. Grazie. Sì, sì, c'è stata anche una decisione del Parlamento tedesco contro l'invio, sì, di armi. Questa è una cosa, sì, interessante, quindi bisogna tenere presente. No, sarebbe utile, sarebbe interessante che una cosa simile accadesse anche in altri parlamenti europei. Potrebbe accadere in Francia, dove la sinistra, dubito che possa accadere in Italia, ma se accadesse già in Francia e in Germania sarebbe un buon risultato. No, a proposito, no, mi viene in mente un'altra cosa, a proposito di influenze degli americani. Andrea Amato aveva parlato di una cosa che mi interessava molto, poi non ho avuto modo di chiarire. Cioè, quando, e vorrei chiedergli, magari non adesso, se mi manda una nota scritta o dei documenti, qualcosa del genere, quando parla dell'ipotesi di Mitterrand di creare questa confederazione, e di quando Prodi ricevette da Putin la proposta di entrare, questa proposta, questa ipotesi circolava nei gruppi dirigenti europei, è stata evidentemente boicottata da chi, è probabile che gli Stati Uniti ci abbiano messo il loro zampino. Qui sarebbe interessante avere delle informazioni un po' più precise. Qui Andrea, se tu hai delle informazioni precise su questo passaggio cruciale, perché è stato cruciale quel passaggio, perché se lì avesse vinto la linea Mitterrand, che poi era anche quella di Gorbaciov e sembrerebbe anche quella di Putin, forse oggi le cose sarebbero radicalmente diverse. Quindi ti chiedo, se hai delle informazioni o dei documenti su questo qua, me li fai avere, mi faresti un grosso favore. Senz'altro. Io la cosa che ti posso dire, avendo vissuto quel momento, diciamo, da Bruxelles, io ero tra quelli che non condividevano l'idea della confederazione, proprio perché pensavo che questo ritardasse l'ingresso nell'Unione Europea dei paesi dell'Est. In realtà poi questo ritardo c'è stato anche senza confederazione. Però l'idea di un rapporto più sempre, diciamo, organico, più con la Russia, si è in qualche modo mantenuto. Però va bene, ti mando una cosa, soprattutto sulla conferenza di Praga, dove Mitterrand si era presentato con una squadra, diciamo, di esperti, tra cui c'era anche Edgar Morin. E per in qualche modo robustire, diciamo, questa proposta, e invece fu proprio bacchettato sonoramente. Visto che sto parlando, questa questione della, diciamo, della prospettiva più o meno utopistica, ma secondo me politica, di grande politica, è collegata sul futuro dell'Europa, proprio a partire dalle ultime righe del tuo scritto, secondo me potrebbe essere anche l'argomento di una prossima riunione, proprio su questa questione del futuro dell'Europa. Ok. C'è ancora qualcuno? Siamo alla fine. Io. C'è una mano alzata di Alessandro Scassellato. Due cose molto veloci. Scusami. No, era riferita al tema dell'autonomia del politico. E noi in Europa, in Unione Europea, ce l'abbiamo avuto il caso recente, che è quello della Brexit. Perché non ci scordiamo che diciamo, l'establishment conservatore, Cameron, era sostanzialmente, ha concesso la possibilità di fare il referendum pensando di vincerlo, e tutta dalla City ai grandi gruppi anche industriali inglesi erano per rimanere dentro l'Unione Europea, perché era un grande mercato. In realtà hanno vinto gli altri, perché
hanno cavalcato evidentemente anche un malcontento che c'era rispetto alle politiche di austerità che il governo conservatore faceva, e però, come vediamo in questi giorni, diciamo, c'era una disconnessione rispetto anche alla stessa City, che è poi il grande polo economico inglese della la City di Londra. E quindi questo per dire che era un'ipotesi anche molto politica, no? Addirittura si è arrivati al punto in cui, pur di fare la Brexit, si è accettata la rottura del rapporto, si è messo il confine, si è accettato il confine tra nel mare del nord, dell'Irlanda del nord. L'altra cosa che volevo che riflettessimo un attimo, anche in prospettiva, è rispetto all'8 novembre. L'8 novembre ci sono le elezioni negli Stati Uniti, e questo potrebbe introdurre qualche contraddizione rispetto anche alla politica estera americana, perché ovviamente se i repubblicani, come sembrerebbe, prenderanno il controllo della Camera dei rappresentanti, Biden si troverà in difficoltà a far passare qualsiasi cosa. Ora, sulla politica estera, gli americani sono, i democratici e i repubblicani sono d'accordo sul fatto che la Cina è il vero nemico. Su tutto il resto, non solo in politica estera, non sono d'accordo. Anche su questa storia della guerra, diciamo, con la Russia, per intenderci, i repubblicani non sono stati mai d'accordo. Per loro la priorità è la Cina, e quindi, diciamo, l'hanno interpretata come una specie di togliere l'attenzione dal vero nemico, no? Quindi anche in termini di risorse, di impegno, eccetera. I democratici invece mi sembra aver capito che l'idea è che proprio per evitare la connessione tra Russia e Cina, in funzione anti-Cina però, attenzione, la guerra è stata vista come un elemento funzionale per togliere la possibilità, appunto, che la Cina possa fare riferimento a una Russia forte, che in termini di risorse sia di gas che di petrolio, di altre materie prime, e forse anche diciamo agricole in prospettiva rispetto ai cambiamenti climatici, no? Ecco, potesse essere, diciamo, di sostegno alla Cina, ecco. Quindi, però, ecco, non lo so, vediamo. Io credo che l'8 novembre sia interessante anche vederlo in questa cosa, perché la polarizzazione che c'è adesso negli Stati Uniti è tale che alcune contraddizioni, sia sul piano di come orientare, diciamo, la crescita capitalistica, detta così, e dall'altro anche sul piano dell'apparato militare industriale, cioè una serie di contraddizioni potranno crearsi all'interno anche di questi due mondi come riflesso del casino politico che probabilmente ci sarà. Grazie Alessandro. Grazie, io credo che, diciamo, non abbiamo esaurito tutto. Chiudiamo schermo. Allora. Sì, non penso che... ho sbagliato, ho messo un fondo che non doveva essere. Credi di essere diventato stellare ormai. Esatto. Sei stellare. No, spostarmi in un'altra dimensione sarebbe stata, diciamo, dopo le ventate di ottimismo anche di Ernesto, mi sembra che spostarsi in un'altra dimensione è una cosa buona. E, no, io credo, cioè, che questo è un appuntamento importante, e mi sembra anche che siano uscite fuori delle argomentazioni molto, insomma, interessanti. Quindi penso che, insomma, come Osservatorio Europa continueremo a fare questi incontri e raccoglieremo anche i suggerimenti da quello di Andrea del futuro dell'Europa, così come adesso quello che suggeriva Alessandro. Quindi anche Roberto Rosso con la Russia.
Roberto Rosso, sicuramente questo già come Transform ci siamo presi l'impegno di vedere un po', di trovare qualche interlocutore che su questo tema di che cos'è la Russia, quali sono le dinamiche sociali e economiche che sottintendono il potere di Putin, è sicuramente un argomento importante. E quindi io penso che possiamo salutarci qui e darci appuntamento al prossimo, appunto, alla prossima iniziativa che metteremo in cantiere. Ringrazio Ernesto e poi pubblicheremo attraverso il sito di Trans. Grazie a tutti voi di aver partecipato, grazie a Loretta di aver manovrato e presieduto la sessione, quindi ci vediamo prestissimo. Grazie. Scusate, ancora a tutti. Volevo dire, se avete dei suggerimenti da darmi, potete anche mandarmi una posta elettronica. E io perfetto. E per concludere con una nota di ottimismo, può darsi che abbia ragione Alessandro quando dice che forse le elezioni vinceranno i repubblicani in America. Andiamo. In prospettiva tornerà il potere Trump. Viva Trump! Forza Trump! Ciao, ciao a tutti! Ciao, grazie! Ciao! Ciao.